ringrazio Dio perché credevo di raggiungerlo, ma però si vede al pericativo il muore, a me gli dicono, allora forse mi ha salvato anche quello. E qui iniziamo la nostra preghiera al Signore, perché Santo Giuseppe e la Madonna ci aiutino a superare tutte le difficoltà. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Se qualcuno vuol dire una preghiera, mi fa piacere, ne comincio io. Preghiamo per i piloti, per voi, per quelli che hanno, i meccanici che hanno fatto, visto i meccanici che hanno messo tutta la loro forza, un ricordo, e anche qualcosa del loro cuore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ecco, preghiamo anche per tutti voi, come abbiamo fatto all'inizio, perché vi dia nella passione verso anche ai motori, ma che ci sia quell'amicizia che io ho scoperto e riscoperto nei vostri gruppi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Come ultima preghiera, pensiamo a quello che aveva sul petto, nella tutti ignipuga, il nostro Ayrton Senna, che ha suscitato, sì, un po' anche dei piloti, sono rimasti gli altri suoi amici. Nessuno mi può togliere l'amore che Dio ha per me. E l'hanno messo anche sulla tomba di Ayrton Senna, perché anche nei nostri cuori ci sia la forza di far tutto per amore del Signore. Allora siamo splendidi, anche sereni anche nelle difficoltà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, grazie del dono della fede, ma che seguiamo specialmente nella via della carità, che tu non soltanto ci hai indicato, ma hai testimoniato con la tua morte e resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, vi potete mettere a sedere. Siccome sono convalescente, allora abbiamo pensato però di ricordare i nostri piloti e anche le persone care, e anche tenere botta in quello che è stata una promessa che abbiamo fatto tutti. Quindi ero nella Casa della Gioia dove c'era Biloresi, è stato 3 anni e mezzo con noi, però abbiamo ricordato tutti i piloti, ma anche i meccanici, è vero che hanno lavorato tanto, e poi la nostra Ferrari che non è arrivata prima ma seconda e anche terza. Quindi un augurio bello a tutti, e che possa quest'altro anno, se ho 90, avrò 91 anni, se riesco allora la faremo là vicino al monumento, celebreremo la messa. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, mandato forza e animo per ricordare ogni anno il 1° maggio dedicato anche ai nostri piloti scomparsi.